È un attrezzo da provare. Parlare è facile, dire tante cose, ma se volete veramente rendervene conto, dovete una volta venire e provare le skitty, perché sono uniche al mondo. Mi chiamo Pierluigi Paganetti, tutti mi chiamano Pigi, più facile. Sono orologiaio riparatore di mestiere, imparato 80 anni fa, ho avuto un negozio anche, appassionato di sci. Molto appassionato di sci, ho poi inventato le skitty, perché slittare non mi piaceva, ma per disguidi con i miei colleghi maestri di sci, ho voluto dimostrare che seduti, senza fare movimenti di spostamento di peso, di abbassamento e di elevazione, senza di impulsi circolari, ma solo cambiando spigolo, cioè dosando la presa di spigoli, giravo. E difatti la prima volta che ho provato una delle skitty mi sono detto: ma è magnifico, questo non è slittare, questo è sciare seduto. Con le mie slitte posso fare le paraboliche nei tratti diritti, posso slittare nella neve polverosa, nella neve bagnata ed è fantastico. Ho preso degli sci vecchi, non carvati, che la gente butta via, ma erano tutti lunghi. Li ho tagliati a 1,20 m, li ho incernierati sotto una scocca di polietilene. Questo qui sotto le leve del freno è il portasedile. Queste sono le leve del freno, due leve, ma effettivamente il freno è uno solo. Le orecchiette aiutano a tenere la direzione diritta e a girare nelle curve ampie. Questa qui è la molla che tira il freno in caso di caduta. Quando si slitta, la slitta si ferma. Qui abbiamo il poggiapiedi, questa è la leva di guida che si tira su, questo è il parallelogramma che unisce i due sci esattamente come le ruote di un'automobile. Una catenina di traino che serve per trainare la slitta nei tratti lunghi, ma per i tratti corti abbiamo le ruote.